Questo programma è offerto dal Comune di Pescara. Buongiorno Pescara, buongiorno Abruzzo, buongiorno Italia, buongiorno mondo. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che bello sentire questa voce. Buongiorno a voi, buongiorno. Gianluca, buongiorno. Buongiorno a tutti. Radio ISAV presenta Pescara Miami Coast to Coast, un programma tra la gente e per la gente che dà voce alle persone. Poco fa parlavamo di arrosticini. Io personalmente me ne sarò mangiati nella mia vita in un mio record, quelli, faccio una differenza, quelli piccoli e quelli grandi, perché okay, insomma bisogna distinguere. Quelli piccoli ne avrò mangiati massimo una quarantina, senza pane, solo acqua, insomma senza antipasti. Vabbè, sei andato forte, stomaco di ferro. Invece quelli fatti a mano, anche un 24-25 arrosticini super giù, ma massimo, perché poi non ce la fa, il mio corpo non ce la fa più. Sì, no, io sono arrivato a mangiarne massimo 24 e li ho mangiati da Maria, ti ricordi, a Villa Celliera? Erano quelli fatti a mano e quella sera praticamente il mio stomaco è esploso come al solito. 24 arrosticini col pane, peperoncino e il vino. Però c'è qualche abruzzese che ne ha mangiati qualcosina in più. Sì, ne ha mangiati molti di più. Stiamo parlando di un teramano, Tony Biferi, che praticamente ha stabilito il record degli arrosticini. Ufficialmente sono 128, però c'è chi dice che nella stessa serata ne abbia ingeriti 142. E chi lo dice questo? È un articolo che abbiamo trovato nelle varie testate. Però noi, siccome non siamo degli sprovveduti e vogliamo avere la verità, abbiamo con noi Giancarlo Parmieri. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno. Giancarlo, allora, il titolare, il proprietario del ristorante a fuoco lento di Basciano, dove si è tenuta questa gara di arrosticini, vero Giancarlo? Sì. Allora, primo dilemma, sono 128 o 142? Allora, sì, 128 fu in un'altra gara, perché erano più gare che si dovevano fare in varie province, perché la gara era regionale. Quindi erano coinvolti tutte e quattro le province dell'Abruzzo, quindi Aquila, Pescara, Chieti e Teramo. E la prima preselezione fu fatta per ogni provincia, io l'ho fatta a Teramo perché sono di Teramo, per scegliere il campione, chi mangiava più arrosticini. Questa era la prima selezione a Teramo. E lì il mio campione ha mangiato 101 arrosticini la prima sera. Addirittura. E infatti la mia squadra si chiamava la carica dei 101. Giustamente. Bellissima. Poi cos'è successo? Poi è successo che la gara vera e propria si svolgeva appunto nelle province. Alla Affarindola, la prima gara, ne mangiò 128. Poi ne fu fatta un'altra nel mio locale. Ne mangiò, no, adesso non mi ricordo bene, però nel mio locale mangiò un 132 arrosticini, non ricordo bene. La finale ne mangiò 142. No. E gli aquilani si arrabbiarono perché non ci credevano che mangiassero tutti questi arrosticini. Quindi tu avevi praticamente scelto il Varen degli arrosticini, quello che ne mangiava di più in assoluto. Per caso, perché io andavo alla ricerca di questa persona che mangiasse tanti arrosticini e per fortuna venne nel mio locale questo Tony Biferi. Tony è il soprannome, se no si chiama Antonio Biferi. Lo chiamiamo tutti Tony. E venne, ma io lo conoscevo di vista, non sapevo le sue potenzialità culinarie. Quindi è venuto con la ragazza, ha mangiato una bistecca alla fiorentina, ha mangiato tutti gli antipasti, una bistecca da solo, 1,4 kg di bistecca alla fiorentina. E tu? E io ho preso a vola la cosa. Direi, diciamo che tu sei Luciano Moggi di questo Antonio Biferi, praticamente. Hai scoperto un talent scout, hai scoperto un talento. Sì, perché io non sapevo che mangiasse solo queste cose. Ha mangiato la bistecca e poi stavo togliendo i pianti per portargli il dolce. Lui mi fa: ferma, dove vai? Voglio fare gli arrosticini. Vabbè, ti faccio 10 arrosticini. No, che 10? 30. No, vabbè, storia incredibile. Io sto cercando un concorrente che devo fare una gara e lui mi fa: che gara è? Si deve mangiare, ci sto.
La vedi che poi si è prestato subito. Allora, Giancarlo, noi abbiamo parlato, anche dato qualche consiglio per allenarsi a queste gare. Tu che consiglio magari ti senti di dare a chi magari vuole fare la gara di Arrosticini, se ci sono degli allenamenti, ovviamente, perché può essere pure che non c'è nulla per allenarsi. Ma lui gli ultimi, la finale, perlomeno per la finale, perché all'inizio erano tutti dilettanti, mangiavano 20, quindi lui andava a spasso di 20, di 40, e quindi non c'era bisogno di allenamento, perché lui stava abbondantemente sopra gli 80, normalmente. Niente, per allenarsi, un allenamento vero e proprio non c'è, devi avere un buon stomaco e digerire bene. Questo è fondamentale. E la masticazione? La masticazione non la faceva, ingoiava direttamente. In 20 minuti non potevi masticare, se no non ce l'avrebbe mai fatta in 20 minuti a mangiare 146 arrosticini. È una storia assurda. Metteva in bocca 10 arrosticini, 7 arrosticini alla volta, e poi faceva scendere con un sorso d'aria. Quindi ci vuole uno stomaco e un fegato incredibile. Sì, infatti è così. Che tra l'altro è stato calcolato che 142 arrosticini sono praticamente 4 kg di carne di pecora, più o meno. Non so, tu hai un ristorante, confermami. Sì, sì. E considera che l'arrosticino tradizionale pesa 22 grammi, più o meno. 142. Sono tanti. Allora, Giancarlo, prima di lasciarci, siccome è stato un piacere, ti abbiamo contattato a volo e grazie per la tua disponibilità. Il tuo ristorante come si chiama? Dove si trova? Vuoi lasciare qualche contatto? Puoi fare quello che vuoi, anche il tuo menù, puoi dire se fate da trattoria o altre cose. No, il mio ristorante è una braceria principalmente. Se capita una comitiva, io sono aperto solo la sera a cena, perché essendo una braceria apro solo la sera. Ma se eventualmente qualcuno vuole fare una festa, un piccolo, posso aprire anche a pranzo su ordinazione, faccio piatti tipici, piatti abruzzesi, queste cose qua. Perfetto. Però principalmente è braceria, e si trova il mio cugino a Fuocolento di Basciano, piazza Vittorio Emanuele, quindi è l'unica piazza che sta a Basciano, sto lì. La mia specialità è la carne, quindi troverete di tutto: Angus, cagne, tomahawk, Kobe, su ordinazione di Kobe, perché è molto costosa, quindi non ce l'ho disponibile, quindi su prenotazione. Eh sì, è la scusa per farci un giro da Pescara, arrivare da te a Basciano, mangiare benissimo una sera, magari portiamo anche il nostro fisioterapista che è appassionato di carni e ti veniamo a trovare. Giancarlo Palmieri, titolare del ristorante a Fuocolento di Basciano, noi ti ringraziamo per questo intervento, per essere stato disponibile qui ai microfoni di Radio ISAV. Buona giornata. Grazie a lei, buona giornata. Questo programma è offerto dal Comune di Pescara.